Market è un progetto che è nato qualche anno fa e mi ha coinvolto in una serie di interessanti, diciamo, situazioni musicali. Io produco principalmente elettronica, il mio progetto è nato con l'idea di muovermi nel campo del late beat. Chi non sapesse cos'è late beat, si tratta praticamente di produrre dei pezzi, diciamo, della musica elettronica utilizzando semplicemente delle vecchie console da videogame. Quindi ho cominciato a cimentarmi nell'ambito del Game Boy, che era un mezzo, diciamo, più accessibile e che mi ha permesso di portare avanti questo progetto per un paio d'anni. Tecnicamente si tratta appunto di un piccolo sintetizzatore da cui attraverso il chip audio che è interno proprio al Game Boy riesce a tirare fuori dei suoni caratteristici proprio da videogame anni 80. Quindi da lì sono arrivato a produrre il mio primo lavoro che si chiama Punk Attitude, un EP di 5 pezzi che mi ha portato anche a collaborare con un videomaker milanese che si chiama Diego Lazzarin. Abbiamo prodotto infatti il primo video di Punk Attitude che potete trovare online. I lavori successivi sono stati realizzati a Torino, grazie appunto alla collaborazione con Casa Sonica abbiamo realizzato Mafia S.P.A., un progetto curato da Torino Sistema Solare, questa organizzazione, associazione che si occupa di sensibilizzare, cioè una campagna di sensibilizzazione contro l'uso della cocaina, i proventi della cocaina. Abbiamo realizzato questo secondo video insieme a un altro video artista, questa volta Luca Lumaca, un video artista modenese. Un video abbastanza didascalico, diciamo, descrive come la cocaina viene utilizzata, cioè viene importata, esportata quindi dalla produzione fino al consumo, dando molto rilievo, diciamo, a quali sono poi i proventi, cosa genera l'acquisto di cocaina. Adesso di muovermi in una direzione non focalizzata semplicemente sull'uso di videogame, ma riuscire a integrare l'uso dei videogame con l'elettronica e anche con strumenti acustici. Infatti sto lavorando adesso ad un disco che probabilmente uscirà all'inizio dell'anno prossimo con un quartetto composto da un trio d'archi e una flautista che si chiamano New Quartet. Ci siamo arrivati al Voodoo Bar, qui è nata Cena Surprise, che è la serata di cui mi occupo insieme a MC Quality. Organizziamo infatti eventi di musica elettronica ospitando live set ogni serata che facciamo, principalmente dedicata alla musica live.